Cristoforo Benigno Chirespi nacque nel 1833 ed aiutò il padre nella sua industria di tessuti tinti, che da Busto Arsizio si era ampliata acquisendo e impiantando stabilimenti in diverse località della Lombardia e del Piemonte. Nel 1877, nell'ambito dell'azienda paterna, fondò lo stabilimento ed il villaggio di Crespi d'Adda, che alla morte del padre, 1883, ereditò. Dopo aver acquistato 85 ettari di terreno nei pressi di Capriate d'Adda, ottenne la concessione di costruire un canale che vi convogliasse parte delle acque dell'Adda, per edificarvi un nuovo stabilimento e la sua centrale. Il complesso industriale, con i primi 10.000 fusi di filatura, iniziò la sua attività il 25 luglio 1878. Poco tempo dopo l'inizio dell'attività del cotonificio furono inaugurate le tre case condominiali, Palasoc, costruite per alloggiare le maestranze importate da altri stabilimenti. Man mano che lo stabilimento veniva ampliato, i Crespi, soprattutto Silvio, il figlio di Cristoforo Benigno, concepirono il progetto di un intero villaggio operaio. Ultimata la giornata di lavoro, l'operaio deve rientrare con piacere sotto il suo tetto. Chi ama la propria casa, ama anche la famiglia e la patria, e non sarà mai la vittima del vizio. E i cotonieri, che sempre traggono da lontani paesi una parte dei loro operai e devono costruire per essi delle abitazioni, possono farlo in modo da procurare a se stessi e ai loro dipendenti le più vive soddisfazioni. La casa operaia modello deve contenere una sola famiglia ed essere circondata da un piccolo orto. Ci permettiamo di presentare un paesello moderno che sorse in pochi anni, 15 in tutto, sulle rive dell'Adda. Quel paesello consta di una quantità di palazzine circondate da ortaglie e giardini, divise da cancelletti di ferro, i quali segnano il riparto spettante a ogni famiglia. Le palazzine sono di due specie, quali a una sola e quali a due entrate. Quelle a due entrate servono per due famiglie. Da che la popolazione è distribuita nelle nuove casette, la tranquillità e l'igiene del citato villaggio operaio sono perfette. Le morti sono rarissime, le malattie infettive non si propagano. I più bei momenti della giornata sono per l'industriale previdente quelli in cui vede i robusti bambini dei suoi operai scorrazzare per fioriti giardini, correndo incontro ai padri che tornano contenti dal lavoro. Din don belelon, quattro ricette spuzza al dom, una la pilla, una la taglia, una la falca pel de faia, una la falca pel de fiur, per portare al somurù, somurù in Francia, oh mamma granda, compimme una sghirlanda, compimme sciopeti, per tirare che lo zeli, che te sanno c'al canta, al malanza mai dormì, lo metti sul vestirì. Ma canta al miserere, tiro tortella, tiro tortella. Aver fatto la quinta qui voleva dire aver fatto almeno la terza media altrove. Si studiava tanto e Crespi controllava, veniva a scuola. Se proprio qualcuno non riusciva, allora andava 10 anni in fabbrica, altrimenti si faceva la quinta. Quelli che erano di qui di Crespi li faceva studiare. Noi eravamo contenti perché si studiava e si migliorava la posizione in fabbrica. Tutti volevano diventare qualcosa di più. La scuola aveva una direttrice, era severa, si doveva studiare. Ci andavano anche i figli dei dirigenti.
si doveva ubbidire a scuola e filare dritti, ma si imparavano tante cose e ancora oggi me ne ricordo, si facevano tanti compiti. Mica si disegnava, si doveva studiare veramente, cose utili. Non avevamo neanche i colori, mai avuti. Ma che nuvole o alberi da disegnare, ma che immaginare. Le maestre venivano selezionate da Crespi. Alcune hanno vissuto tutta la vita qui e poi magari ci sono anche rimaste nel cimitero nostro. Solo che quando andava in pensione, se non era sposata con uno di qui, doveva andare via di casa, dal paese. Mai senza compito, i bambini di Crespi hanno rispetto della scuola. Sa, era una buona scuola, ci sono usciti bravi tecnici per lo stabilimento, bravi operai e bravi capi. I signori Crespi erano come dei grandi papà, che dirigevano tutto, non soltanto lo stabilimento, ma anche le famiglie. La ditta ogni anno dava un taglio di grembiulino, un libro, poi distribuiva le medaglie. Guai se un ragazzo prendeva una nota, un brutto voto. Causava lo scompiglio in famiglia. Gli impiegati uscivano dalle nostre scuole e sono arrivati a cariche di capo ufficio e vice direttore, avendo solo la nostra quinta elementare. Dopo, dalla scuola, passavano subito allo stabilimento. La ditta aveva colloqui con le maestre, sui ragazzi. Se qualcuno non andava bene, venivano chiamati i genitori. Gli alunni uscivano dalle elementari selezionati e preparati e venivano mandati a Bergamo per continuare a entrare nello stabilimento. C'era Crespi che sorvegliava e la direttrice che riferiva. I genitori non venivano, avrebbero dovuto chiedere il permesso allo stabilimento. Non c'era bisogno, c'era Crespi che sorvegliava. Se non facevano bene e lo si diceva alla direttrice, questa e Crespi mandavano a chiamare i genitori. Tutti avevano FIFA, perché era questione di pane. Filavano tutti. I ragazzi erano squadrati, abituati sin da piccoli. C'erano 60 alunni per classe e c'era da lavorare. I bambini entravano e si mettevano seduti. A Crespi non era la stessa aria. Ognuno era libero di andare o di non andare a messa, ma i Crespi ci tenevano. Non che si andasse a messa per farsi vedere, ma loro vedevano chi andava e chi non andava. Ci mettevamo sui gradini. Su c'era il prete, anche lui fuori. Tutti ad aspettare Crespi e la sua famiglia. Tutti a fare l'inchino. Ella assumerà le funzioni di cappellano della mia chiesa col 12 aprile prossimo. Ella resta addetto alla cura spirituale degli operai dipendenti dalla mia ditta, dipendente da me. A titolo di onorario le verranno corrisposte lire 100 mensili, pari ad annue lire 1200, e resterà a mio carico di provvederla subito di un comodo alloggio. Oltre alle sante messe, dovrà celebrare nella mia chiesa gli uffici di rito nelle ore che torneranno di maggior comodo alla mia famiglia e alla frazione di Crespi. L'orario delle santissime messe e funzioni dovrà di volta in volta essere da me approvato. Ogni domenica e festa di precetto, secondo le prescrizioni della Chiesa e del Vescovo, ella dovrà tenere omelia e dottrina agli operai. Ella fornirà anche l'insegnamento religioso nell'asilo o nella scuola, nelle ore che sarà indicarle. Sarà sempre ben lieto di ottenere da lei consigli sull'andamento morale di tutta la frazione e dello stabilimento, ed anzi espressamente l'incarico di sorvegliarlo e di riferirmene con la massima frequenza possibile. Ella si presterà all'assistenza degli ammalati e a tutti i pietosi uffici, quale sacerdote deputato al bene spirituale di una popolazione laboriosa, cooperando così al buon andamento dello stabilimento. Qualora non credessimo di continuare a valerci dei di lei uffici, o qualora lei credesse di cessarne, dato reciproco preavviso, ella lascerà il suo posto e l'abitazione a lei destinata. In caso, che sono certo non si verificherà, di grave inosservanza, non occorrerà alcun preavviso, ma ella dovrà lasciare, senz'altro, la frazione di Crespi. Dei
una triste filandina, care cucca la mattina, e il fruido por me se, care cucca la mattina. Certo, quelle delle tessiture era la paga più bassa di tutte, ma al Crespi prendevamo meno che dalle altre parti. Con la loro potenza, di gente che sta molto in alto, non permettevano che costruissero delle altre industrie. Io so che tanti altri hanno tentato di mettere delle industrie qui nei paraggi, ma i Crespi non hanno mai voluto, perché gli avrebbero portato via la manodopera. Avevano comprato un tratto dell'Adda e la centrale elettrica di Trezzo era pure loro, per cui non gli davano il permesso di usare l'acqua dell'Adda. Era gente importante e con le loro cariche politiche potevano fare questo e altro. Allora comandava il padrone, ed era il signor padrone, e ci faceva paura a tutti. Se proprio non si faceva più, allora lo dicevamo ai capi. Loro poi si consultavano con i superiori e ci aumentavano magari 10 centesimi, e noi eravamo tutti contenti. Una volta non si parlava, nessuno voleva essere il primo, capisce? Avevamo paura, perché se allora perdevamo il posto, cosa facevamo? Morivamo di fame. Altre industrie non c'erano e non sapevamo neanche cosa fossero gli scioperi. Le paghe erano basse e non c'era la possibilità di lavorare altrove. Gli operai dei grandi centri avevano altre possibilità di guadagno. Io so che a Busto Arsizio, per esempio, vi erano diverse fabbriche e allora c'era concorrenza per avere gli operai più bravi alle proprie dipendenze. Ti dicevano magari, ti do 5 lire in più se vieni da me, e quello naturalmente ci andava. Qui c'era soltanto Crespi che stabiliva il guadagno e noi dovevamo essere contenti. Avevamo la casa e si pagava pochissimo di affitto, anche di luce si pagava poco e l'acqua per niente. Certo, si doveva filare dritti, c'erano i carabinieri qui, passavano per il paese per vedere se tutto era in ordine e poi riferivano a Crespi. Si prendeva una miseria. Io andavo anche a servire qualche ora al giorno per arrotondare un po' la paga, perché si prendeva troppo poco. Si viveva anche col solo salario, ma qualche lira in più non faceva male. Mio marito invece stava in casa dopo la fabbrica e lavorava all'orto, anche quello aiutava. È indiscutibile che la grande industria e l'accentramento del lavoro, sommi fattori dei progressi di questo secolo, avvicinano l'opera dell'uomo a quella della macchina e fanno perdere in indipendenza all'operaio tutto quanto egli guadagna in produttività. L'uomo, creatura essenzialmente libera, amante d'aria e di luce e bisognosa di svilupparsi al sole, è costretto invece dalla civiltà a diventare un semplice organo di una macchina enorme, a servire soltanto come ingranaggio. La grande industria è dunque contraria alla natura umana, al suo sviluppo fisico. Ne segue la rivolta, sotto forma di socialismo per alcuni, di anarchia per altri. Rivolta, però, non rivoluzione, perché il lavoro collettivo è e sarà sempre strapotente di fronte al lavoro individuale. Si è costituita, per opera di elementi cattolici, una nuova forza politica, il Partito Popolare, che si è organizzata, sul tipo socialista, con sindacati e leghe operaie. Anche le mie maestranze, che ebbero sempre verso di me la massima fiducia e la più affettuosa deferenza, tanto che in 30 anni non ho mai avuto neanche l'ombra di uno sciopero, sono state indotte dal parroco a iscriversi alla Lega Cattolica e a nominare rappresentanti di fabbrica. Al mio arrivo negli stabilimenti, i più vecchi operai vengono da me a espormi il loro rincrescimento. Non ci sono mai state organizzazioni politiche o sindacali a Crespi, però dopo la prima guerra in provincia di Bergamo c'erano i popolari, che erano peggio dei comunisti. Fondatore delle leghe era un certo Romano Cocchi, che era il capo dei tessili della Bergamasca.
Noi con gli operai andavamo d'accordo, però ogni tanto venivano questi da fuori e si arrivava a manifestazioni spiacevoli. Venivano delle squadracce da Bergamo per impedire agli operai di entrare. Prima non sapevamo neanche cosa fossero gli scioperi. Dopo sì, invece, perché a un certo punto è venuto un sindacalista e ci ha fatto fare degli scioperi. Era venuto dalla Romagna. Ci aspettava quando uscivamo dalla fabbrica e stava lì a parlare con gli operai. Lui stava in piazza Crespi e subito venivano a mandarlo via, perché la piazza è proprietà privata della ditta. Venivano i carabinieri. Dicevano che la piazza non era un posto pubblico, ma privato, e lo mandavano via. Pasquale, ti vogliono intervistare! Buongiorno. Signor Pasquale, ci racconti un po' di quella volta dello sciopero? Dopo la Prima Guerra Mondiale è cambiato un po' tutto, colleghe cattoliche. Sono aumentate le paghe. Insomma, c'è stata un'evoluzione perché la guerra sì porta disgrazie, ma anche cambiamenti. Prima eravamo una famiglia sola a Crespi. Io ero presente quando ha parlato quel famoso sindacalista, suo Capriati. Il senatore Crespi ha tenuto prima una conferenza qui ai suoi operai, poi ho voluto andare solo a contraddire quello che aveva detto quello là. Non l'hanno mica lasciato parlare, sono voluti carabinieri e soldati. Lui aveva la macchina vicino, una sassaiola contro la macchina. Hanno rotto il cordone di truppa per cogliere dietro. Grazie. Buongiorno. Ieri il segretario Cocchi parlò in quella piazza a un paio di migliaia di tessili, applauditissimo. Un'ora prima l'onorevole Crespi aveva indetto un comizio in un salone con invito personale a tutti i suoi operai. Parlò il Crespi, ma un numero ben scarso di operai, non più di 50. Egli giunse in piazza verso la fine del comizio. Finito questo, sale di colpo sul tavolo per arringare la folla. L'ex ministro equivoca su una frase, ma la folla se ne accorge. La piazza reagisce con fischi e urla altissime. L'avvocato Crespi tenta tuttavia di parlare. I carabinieri cercano di dissuaderlo, invano. La folla si rovescia contro il tavolo dove stava l'ex ministro. I carabinieri fanno cenno di voler sparare. Volano pugni all'indirizzo del Crespi, dei carabinieri e di alcuni suoi familiari e amici. A Capriate d'Adda gli operai vennero ringati dai noti propagandisti Cocchi e Garlini, dall'ufficio del lavoro, e vennero ubriacati con delle parole, molte delle quali parve non corrispondessero verità. Così che l'illustre onorevole Crespi, che trovatosi nella piazza, salì sul palco e tentò smentire energicamente ciò che era stato. La massa però, che non intendeva ormai che una sola ragione, lo sciopero, si mise a fischiare, a gettar sassi e l'onorevole Crespi dovette allontanarsi protetto dai carabinieri. Contro l'automobile dell'illustre uomo vennero poi lanciati dei sassi che per fortuna non riuscirono che a rompere un vetro, senza procurare all'onorevole Crespi alcun danno. Illustre signor direttore, la prego di pubblicare la seguente rettifica alla narrazione del cosiddetto incidente di Capriate. Ieri ho parlato in una sala dello stabilimento, non davanti a 50, ma oltre 600 persone. Ho dovuto prendere la parola nel pubblico comizio tenuto a Capriate dai signori Cocchi e Garlini, perché il secondo mi ha insultato coi titoli di venduto, pesce cane, succhiatore del sangue degli operai. Pochi individui, per la più parte sconosciuti, mi impedirono di parlare. Non ebbi bisogno della protezione dei carabinieri, che furono essi stessi assaliti, malmenati e oggetto di una fitta sassaiola. Un sasso arrivò alla mia automobile spaccando nel vetro. Stamane le masse operaie si presentarono compatte al lavoro. Con distinti saluti, Silvio Crespi.